Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro 2, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con un episodio un po' tragico, ma incredibilmente il purgatorio adesso è tornato al suo splendore per qualche motivo, vabbè. E quindi dobbiamo pensare a un modo per farlo pagare a Maero. Un regalo dalla banca, oh. Chissà che regalo. Sorry. No problem, I got it. Ma poi che culo! Cioè, nel senso, Shondi che incontra subito la tipa di Maero? Sorry about that, baby. I almost dented my car on a hippie. Hey, I'm not a hippie. Maero, I'm fine. Look, I gotta go. I'm about to make the deposit. Sweetie, let me worry about the money. We'll have enough to cover the shipment, and once that comes in, the Saints won't have a chance in hell. Ah, beh, grazie. Hey, boss. Shondi, I'm watching Bobby and Amber, can it wait? Not really. What's up? Maero's girlfriend just walked into the bank with a suitcase full of money. I'll be right over. Bravo, e vedi di non rompere il cazzo, mi raccomando. Abbiamo una missione a tempo, tra l'altro. Che tra l'altro, questa macchina, se riesco... No, durante le missioni non si può, volevo depositarla. Volevo depositare un'attrazione della gang, ma vabbè. Capiterà più avanti che la troviamo, sicuramente. Comunque con i Brotherhood è un continuo dare e ricevere. Noi facciamo un torto a Maero, loro fanno un torto a Carlos. Io adesso vado a fare un torto alla fidanzata di Maero. Beh, chissà se Maero questa volta ce la farà a fare un torto a me. Entra e prendi Jessica in ostaggio. Ehi, tesoro, ciao. Aspetta che cambiamo arma. Ecco fatto. There's no way out of here. Just give up. Certo, come no. Aspetta che mi arrendo subito. Solitamente uno dentro una banca cosa c'entra a fare? Per fare una rapina? No, noi siamo qui per rapire una persona. Pensa un po' la casualità del mondo a volte. Un po' più in qua. All right, Jessica. You're gonna turn off that. Qual è l'arma? Come yeah. How am I gonna do esatto, that? Che ne sa lei? Cosa ne sa lei di allarmi di banche, scusami? E tra l'altro non posso girare la visuale ora. No, no, scusami. Oh, cazzo. È stato involontario perché se lo clicchi solamente prende e lancia, no. Vabbè, anche questo è un tipo di vendetta, no? Che tra l'altro adesso l'allarme funziona veramente, prima non andava. Vabbè, vedi di non far cagate stavolta, Jessica. Porta Jessica alla sua auto, perfetto. Scusatemi. Oi, cosa fai il giro tu? Ma, porca... No, e dai, è morta! E una volta la schianto contro il muro e una volta me la fanno saltare in aria sta povera ragazza. Devo essere io a ucciderla, non il gioco. Ecco, ad esempio, ora arriveranno tutti dalla porta, aspettiamo un attimo. Aspetta, aspetta. Prima che inizio a diventare troppi. Aspetta. Ecco fatto. Intelligenza artificiale. Che succede? Ah, sono i miei companion. Benissimo. Tu vieni con me. Non so perché tu ti sei avvicinata ora, ma sei stata brava. Oh, attenzione prima che salti in aria la macchina. Via, 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 via. Ragazza, tu vieni con me. Forza, vieni. Tu dentro il bagagliaio. Con che precisione, proprio brum. Dentro di cattiveria. Scusa, non potevi entrare dall'altro lato. La tipa è dentro? Perfetto. Ah, tra l'altro... calmi. Ecco fatto, stavo giusto dicendo. Tra l'altro la macchina ha solo due posti, quindi ho fatto benissimo a portarmene solo una e non due di companion a sto giro. Eccoci qua. Oi, che palle. Quando ti incazzi... Allora, ci sono oggetti che si distruggono neanche ad appoggiarsi in sto gioco. Ci sono volte in cui questi suddetti oggetti
diventano dei muri invalicabili che neanche con un cazzo di carro armato riesce a tirare giù. Mamma mia. Allora, mettiamo un attimo. Ecco, il controllo. Ecco, prima di crepare è riuscito a farmi sbandare. Ecco, fatto. Non distruggere l'auto, è che non lo so. Vedi tu. Stiamo cercando di vendicarci, voglio dire. Distruggere la macchina è l'ultimo dei miei pensieri. Calmo. Ecco fatto. Bravi, bravi chiunque stia inseguendo la polizia in questo momento. Mi sta facendo. Ecco fatto. Uno è andato. Un muro della SWAT. Della SWAT, degli SWAT. Non c'entra proprio nulla gli SWAT in questo momento. Però, per fortuna, siamo quasi arrivati. Però pensa, in questo momento, se non avessimo già tirato. Sono apparsi dopo. Se non avessimo tirato giù i Brotherhood, i Sons of Samedi già tempo fa, in questo momento saremmo nel loro territorio con una macchina dei Brotherhood a cercare di fare casino. Sono anche vestito per l'occasione, volevo proprio vestirmi in questo modo per questa missione. Sfidante, tra l'altro. Oh no. E lui deve essere una chiavina ormai. E se non l'aveva uccisa con quel colpo, sicuramente l'ha uccisa ora. Right now. Now you're not. Bellissima sta scena, cazzo. When you check the trunk, just remember you should offer me something back than 20%. Già. Mi spiace. Dovevi pensarci prima, Maero. Peccato che non si vede il modello, però è palese che è solo lei morta così, ma non si vede niente di più, niente di meno. Un regalo dalla banca. Kidnapping turn gruesome. Yes, ovviamente. Direi che come vendetta in nome di Carlos, questo è più che accettabile. Tu, ragazza mia, sei stata brava. È il momento di cambiarsi nuovamente. Tu resta con me, ti voglio portare nella mia prossima missione. Certo, il nostro colore è il viola, ma il nero fa stile. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!